e anche i filoni, no? Io sarei molto tentato per raccontare, regalandomi tutte le cose che dicevassi, e mi di sapere pure i sei anni nel tentativo di costruire questo errore, cosa vera, un progetto di trasformazione del territorio tedesco, che tentativo è quello che anni poi dominare vicino, tenere insieme la trasformazione sociale, la trasformazione ambientale, la trasformazione economica in una zona rurale, quindi non è la città, non stiamo parlando di sbarzini, stiamo parlando di villaggi, 13 paesi, e vi potrei dire quanto, diciamo, mi è ritornato in superficie, non l'ho mai avuto, ma diciamo anche una qualche malinconia stalinista avendo a che fare con i contadini tutti i santi giorni, e vi assicuro che è molto complicata, perché io ho la Ferrero come il grande padre che sta lì sopra, cioè la terza multinazionale al mondo, ma poi il ruolo sociale della Ferrero, nel ruolo sociale della Ferrero i contadini, i produttori sono un pezzo fondamentale. Io mi aspetto che noi continuando si possa discutere anche di questo, cioè che noi si possa discutere anche della concretezza delle cose o anche del lavoro intellettuale che ciascuno di noi sta facendo. Non interverrò su questo. Voglio dire alcune questioni partendo da Luciana, partendo dalla relazione di Luciana, e voglio continuare su quello che era un po' il titolo della nostra riunione, cioè senso questa nostra appartenenza al pensiero e tutto sommato anche alla vita di Magno. Luciana fa due suggestioni, come ha già detto chiaramente. Io credo che sarebbe interessante discutere proprio, però ai tempi, e poi sono anche questo, una di queste meriterebbe un seminario. La prima, cioè l'attualità della rivoluzione, è secondo me il secondo libro delle tesi del comunismo. Cercando di capire cosa è accaduto, perché il ragionamento motore, se ricordo bene, anche se lo riviste abbastanza recentemente, ma discutevamo anche di Lucio in passato, è che il fulcro del ragionamento è la contraddizione insanabile che ormai si era venuta a creare fra lo sviluppo delle forze produttive e i bisogni che lo stesso sviluppo delle forze produttive induceva. Questa contraddizione ovviamente continua, e poi lo sviluppo delle forze produttive, ha detto bene ieri Maurizio, continua, è continuata, la rivoluzione capitalistica non si è mai interrotta, è andata avanti, è arrivata alla situazione attuale. Potremmo anche su questo riflettere, ragionare, analizzare, come dire lo faceva. Il punto che mi pare più complicato è quello dei bisogni. Perché, e lo diceva prima, mi pare proprio Mazza, e noi siamo di fronte a una fase nella quale questi bisogni non sono secondo me riconducibili a quelli con i quali ci siamo confrontati anni 60, inizio anni 70, e la situazione è molto cambiata, cioè la pervasività e l'invasione della nuova rivoluzione capitalistica è andata dentro il diritto, si è appropriata dell'intimità della persona e della comunità, e quindi siamo di fronte a dei bisogni che sono antropologicamente modificati. E questo ci pone un problema di analisi e di interrogativi nuovi. Ora, io sono abbastanza convinto da questo punto di vista che l'attualità della rivoluzione ha senso dirla, ma anche qui, come era allora, ho fatto una battuta a Luciana, è intervenuta, è un dato oggettivo quello sul quale noi stiamo ragionando, ma anche allora era oggettivo. E infatti la porzione che poi alcuni amici miei e altri non amici presero fu una porzione che portò su strade molto impervie e alla fine molto dannose. È ovvio per alcuni versi. Noi oggi siamo di fronte, mi pare, non so che io dicessi prima, quasi a un ultimo atto di questa rivoluzione del capitalismo, non bisogna mai evitare che l'ultimo atto, ma insomma sembra di essere arrivato al punto, perché
quello che emerge è la frattura non dentro la società soltanto, ma fra l'uomo e la natura, quindi siamo veramente a un punto critico di questo processo rivoluzionario del capitalismo. Però appunto, è tutto un terreno di analisi. Seconda questione. Io sono d'accordo che, guardate, forse è una mia, diciamo, fantasia, ma nel dibattito che noi stiamo vivendo in questa fase, ormai da un paio d'anni, io ritrovo in qualche modo la musica del 77. Cioè, noi da una parte abbiamo alcuni, anche molto autorevoli, cominciando dalla Gamber, per arrivare a Cacciari, che come nel 77 sono qui germanizzazione, colpo di stato sanitario, blitz, eccetera, eccetera. Lo diceva prima Renato. E dall'altra parte abbiamo invece poi l'altra musica, che quella dice no, vabbè, si fa vaccino, benissimo, ma non c'è dubbio, noi come allora apparteniamo al fronte della fermezza, su questo non è che abbiamo di tutto. Però il problema è che non c'è una terza risposta all'interno di questa fase sulla quale ragionare e far crescere qualcosa di diverso. Perché se no, se la contrapposizione è fra quelli della germanizzazione e quelli che invece lo Stato si deve difendere sempre e comunque per come esso è, alla fine non c'è spazio. Eppure invece c'è, perché c'è un filone di pensiero, di difficile organizzazione ma di pensiero che si può individuare. E perché quello che dicevo prima è un dato assolutamente evidente, noi siamo dentro una frattura profonda che è stata totalmente rimossa, che è stata in quel pericolo che spirovera, è stata totalmente rimossa nella discussione del dibattito. Non si è più parlato di questo elemento di rottura profonda che c'è stata fra la comunità umana, il suo sviluppo e la natura. E prima Indovina diceva, beh, ma insomma forse questa specie che si nata, io ho fatto una battuta, dico, beh, arriviamo un po' a quella che è la media delle altre specie, che è 5 milioni di anni. Noi siamo qualche decina di migliaia, forse 200 anni che stiamo qui. Ma la capacità distruttiva che abbiamo avuto è fortissima, ma siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio perché il pipistrello, scusate, resiste tanto perché ha milioni di anni e è convissuto quindi con un habitat virale, batterico e ha costruito il suo sistema immunitario in quel luogo. Noi no. Ma se il permafrost va avanti e si scioglie, quindi torniamo alla crisi climatica, ma viene fuori l'ira di Dio, altro che il Covid. E siamo totalmente disarmati, quindi noi siamo di fronte ad un terreno, una contraddizione che all'inizio è emersa, c'era questa discussione, io me la ricordo all'inizio, quando c'è il libro di Spinoza, così, totalmente finita. Non se ne parla più, ci si parla di questo cambiamento climatico che sta in cielo, ma non c'è nessuna connessione con i fatti reali che oggi si stanno verificando. Seconda questione. Giustamente noi parliamo di welfare, ma è del tutto evidente, non solo che questo welfare è stato ampiamente massacrato e macinato, Diego prima evocava la storia del welfare, la riforma sanitaria, potrei aggiungere l'altra, secondo me, la più rivoluzionaria che è stata fatta durante quel periodo, che è la 180, che è una rivoluzione concettuale proprio su quel terreno. Ma c'è un altro problema. Ma tutto questo, diciamo, noi ci attacchiamo perché è quel poco che c'è rimasto, cercando di farlo venire. Io pensavo che Edoardo oggi, prendendo tutto questo terreno sulla medicina e così via, insomma, ci stiamo diventando immunisti per combattere su questo fronte. Ma il problema non è solo questo, quello che vi diciamo a Fede. Il problema che emerge è il welfare universale. Cioè non è più pensabile un welfare nazionale, fuori, cioè quello che sta accadendo lo mette in evidenza come un welfare che si limita alla dimensione domestica nazionale, non è più sufficiente. E ma chi la pianta sudafricana che ci arriva ce lo ricorda tranquillamente. Allora voglio dire, e non voglio fare la lunga, queste sono tutte le questioni che sono state poste, le grandi modifiche dell'organizzazione del lavoro, le cose che andiamo avanti Michele, c'è tutto questo mondo che potrebbe diventare un'altra linea dentro questa contrapposizione tra chi c'è lo Stato autoritario e dall'altra parte c'è bisogna vaccinarsi. Quindi c'è, in questo senso secondo me, guardate quello che dico, e non è che me lo invento, io certo dico io.
mi viene da magri, cioè mi viene da quello che mi ha permesso di utilizzare categorie, metodo di indagine della realtà, collocazione. Lucio si è sempre posto il problema di come sfuggire a questa polarità e di come trovare una terza via, come è stato detto. E questo è un punto sul quale, secondo me, è la ricchezza che noi dobbiamo fare parte, cioè capire come non si può da una parte adeguarsi a quello che è l'esistente, ma allo stesso tempo evitare quelle che sono, diciamo, le derive dalle quali non viene fuori nulla, anzi la volta che fuori il peggio. E vengo alla questione, ma mi spiace di miniato perché se no me ne vado per le caglie. Ancora 3-4 minuti. E quello che bene. Invece era la parte che volevo dire, lo so che si fa. Dov'è che arriva la crisi di Lucio? La crisi di Lucio è una crisi politica, ma poi è una crisi sociale. La crisi politica, secondo me, comincia subito, non secondo me, secondo le cose che Lucio ci dice, comincia subito. Perché le premesse di tutto il ragionamento che poi si è sviluppato nel tempo sono premesse che rapidamente nel pensiero di Lucio vengono al dunque. Perché Lucio cosa pensava? Con la famosa immagine del ponte. Pensava che si potesse comunque, attraverso la forza dei movimenti, riuscire a costruire un punto, un ponte di comunicazione fra la storia, la tradizione, la forza comunista e quel nuovo che era emerso e era esploso nel 68-69. Questo era il punto di partenza, cosa di cui abbiamo discusso infinite volte con altri. Ma il problema è che il primo piastro crolla subito, perché il PC è assolutamente indisponibile e indisponente. Comincia con una vera opera di criminalizzazione, no? Testimoniale, non ricordo più neanche la parola fisicamente a quelle brosi del manifesto, quando si consuma la lettura, in grado, prima solo mi diceva a salutare, ma il resto manco parlava. E sull'altra sponda le sorprese sono state varie del compagno Lucio Magri, forse sì. E se parlato di loro, alcuni di noi che eravamo la massima espressione del casino che c'era lì, avrebbe intuito. Cioè è evidente che lì c'era un grande laboratorio sociale, quei movimenti hanno rappresentato un grande laboratorio sociale, e non parlo solo della scuola, ma ancora più parlo del 69-70, ieri si è detto della formazione permanente, ma le 150 ore fu un'invenzione straordinaria che è andata in quella direzione, era un grande laboratorio sociale, ma la sua espressione politica era veramente una miseria, e io ero parte di quella miseria, non tutti. E quindi sono venuti meno non solo il primo, con più difficoltà il secondo, e Lucio ha tentato in quel campo per tanti anni, fece un tentativo di trovare una soluzione al bando della matassa, ma non ci riuscì, finché arriviamo a Bellaria. Bellaria è il punto terminale di questo processo, e Lucio lo fa perché si pone allo stesso tempo il problema di come riproiettare quelle idee, perché vede un percorso che si è aperto, e dichiara a Bellaria finita la stagione della nuova sinistra, finita definitivamente, era già finita prima, ma finita definitivamente. E allo stesso tempo dice, qui c'è una contraddizione del grande campo comunista che si aprirà. Purtroppo la contraddizione dura il tempo che si vede, dura il tempo della vita di Berlinguer, morte di Berlinguer, e la fine di quella storia. Dopodiché Lucio fa altri due tentativi per dare un senso all'idea che era di fronte. I due tentativi sono 1986. Quello che è un documento a mio parere straordinario, che potrebbe essere, a me piacerebbe leggerlo in comparazione con il 62, perché le novità che Lucio introduce nell'87, della ragionamento, della visione di quelli che sono i processi di globalizzazione, è assolutamente innovativa. La crisi della politica e della democrazia di cui viene parlato, cioè, sono tutte scritte lì nel 1987, e poi quei contenuti che vengono riproiettati dentro un documento di atto, ma sono due tentativi, due fallimenti. Il primo, quello di fare.
fare una mozione che sarebbe stata utilissima nel congresso dell'87, perché avete anticipato i tempi della deriva che poi Occhietto porta avanti. La seconda, che era il tentativo di tenere insieme tutto